comunico a tutti i devoti di lingua tedesca, soprattutto agli amici devoti di Santa Filomena in Austria e in Germania, che questa è la casa di Santa Filomena nel mondo. E vi esorto di vivere in unione spirituale con il santuario di Santa Filomena, dove riposa il sacro corpo della Santa. Questa è la pittura ufficiale di Santa Filomena. La pittrice è Festi Mascia di Budapest. È un dono dei devoti ungheresi al santuario di Santa Filomena. Troviamo davanti alla cappella principale del santuario dove riposa il corpo di Santa Filomena, non le reliquie, ma i resti mortali del corpo di Santa Filomena. Esterno è il manichino, interno ci sono tutte le sacre, i resti mortali del corpo di Santa Filomena. A sinistra, nell'urna di cristallo, c'è l'ampolla con il sangue di Santa Filomena, che fu trovata nella tomba di Santa Filomena. Il corpo di Santa Filomena fu trovata nelle catacombe di Priscilla il 25 maggio 1802 e il 10 agosto fu traslato da Roma a Mugnano del Cardinale in questa chiesa da Don Francesco de Lucia. Carissimi devoti della Santa, è la casa di Santa Filomena nel mondo, è il suo santuario perché in questa chiesa riposa il corpo della Santa. Questa è la lampada votiva dell'olio, è il sacramentale dell'olio benedetto di Santa Filomena. È l'unico sacramentale esclusivo solo del santuario di Santa Filomena. Questo è l'altare tombale di Santa Filomena, perché sotto l'altare sono depositati i mattoni che tumulavano il corpo di Santa Filomena nelle catacombe di Priscilla a Roma e furono tolte dal Museo Vaticano e donate dal Papa Leone XII al santuario di Santa Filomena. Il vecchio portareliquiario dell'ampolla del sangue di Santa Filomena. Tutte queste notizie potete trovare nel libro ufficiale di tutti i devoti del mondo, libro ufficiale scritto dal rettore e pubblicato 2 anni fa in italiano, in lingua inglese. Prossimamente
ci sarà la traduzione in lingua francese e mi auguro che un buon devoto di lingua tedesca lo possa tradurre anche in lingua tedesca per dare la gioia a tutti i devoti di lingua tedesca di farlo leggere e conoscere. Attenzione, questo è molto molto importante. Questa è la cappella dell'altare miracoloso di Santa Filomena, l'altare del grande miracolo. Nel 1814 Don Francesco de Lucia per mezzo allestì questo nuovo altare alla Santa. Non aveva la possibilità economica per fare il nuovo altare. Quando Don Alessandro Serio cadde profondamente ammalato, ricevette il miracolo della guarigione, la moglie Ioanna de Fusco promise alla Santa il nuovo altare per ringraziare del dono, della grazia fatta al marito, al dottore Don Francesco, Don Alessandro Serio. Mentre l'artista faceva la mensa, tende la pietra sacra, si spaccò, metti qua, vedi, tratta, si ruppa la mensa, invocava Santa Filomena, dice: che rovino ho fatto, ho rovinato l'altare della Santa, e si mise a piangere. E miracolosamente la mensa dell'altare si congiunse, di cui non c'è nessuna rottura. Di questo grande miracolo ne parla anche un libro meraviglioso, George Mautner Markov, storico di Santa Filomena di Vienna, che dice: questo fu uno dei più grandi miracoli operati da Santa Filomena. Nel suo libro Santa Filomena, il miracolo scomodo. Ok. Non c'è nessun segno di rottura, niente. Gruppo statuario del Santo Curato d'Ars e di Santa Filomena. Ci troviamo davanti alla cappella dove riposa la prima statua di Santa Filomena nel mondo, donata dal cardinale Ruffo Scilla di Napoli per la prima festa a Santa Filomena, mese di agosto 1806, per la prima festa. Born in the light of the faith, her name was Wilhelmina. To Christ she vowed her virginity at a young and tender age. She was his bride, he was her beloved. She refused Diocletian.
set her free. She was pierced with arrows and once more centro Filomena in Germania, Traunwalken, non è un centro ufficiale approvato dal santuario di Santa Filomena. I centri ufficiali di devozione a Santa Filomena sono i centri approvati dal santuario di Santa Filomena in Mugnano del Cardinale. Io vi saluto con la benedizione di Santa Filomena, con la speranza che possiamo vivere in un'armonia spirituale e promuovere la devozione a Santa Filomena come una grande famiglia nel mondo. Siendo apenas